Salve ragazzi e benvenuti a PlayStation Update, la nostra rubrica settimanale che vi terrà informati sulle ultime uscite del PlayStation Store e vi darà i nostri personalissimi consigli per i vostri acquisti digitali. Cominciamo subito con PlayStation 4. La console next gen di casa Sony accoglie oggi l'uscita di Octodad. Si tratta di una produzione indipendente arrivata qualche mese fa su PC e disponibile finalmente anche in edizione next gen. L'avventura ci mette nei panni di un buffo polpo antropomorfo perfettamente integrato nella società, tant'è che è riuscito a trovare una splendida moglie e a concepire due figli anch'essi umani. La stramberia del comparto narrativo non è l'unica peculiarità del gioco. Si tratta infatti di un'avventura che propone un control scheme davvero macchinoso che serve per metterci nei panni dell'assurda situazione del protagonista. Purtroppo, a fronte di un plot che tocca anche temi abbastanza delicati, il gioco non riesce a tenere banco per tutte le due ore dell'avventura e si rivela piuttosto frustrante nelle fasi avanzate. Passiamo ora a PlayStation 3. Questa settimana arriva un trittico di picchiaduro che farà sicuramente felici tutti i fan del genere. Dopo l'uscita americana arriva anche nel vecchio continente BlazBlue Chrono Fantasma. Si tratta, come sempre, di un picchiaduro 2D sviluppato dai talentuosi ragazzi di Arc System Works, che includerà tre nuovi combattenti per la gioia di tutti i fan del franchise. Purtroppo non ci sono ancora notizie sull'uscita della versione PlayStation Vita disponibile in Giappone. Speriamo di potervi dare al più presto notizie confortanti sull'uscita europea di questa edizione portatile. Arriva questo mese e in esclusiva su PlayStation 3 JoJo's Bizarre Adventure Old Star Battle. Si tratta di un picchiaduro sviluppato da CyberConnect, che abbraccia un sistema di combattimento a metà fra la spettacolarità di Marvel vs. Capcom e invece i tecnicismi di Street Fighter. Pur proponendo un combat system abbastanza variegato e profondo, infatti il titolo lascia ampio spazio alla spettacolarità delle mosse speciali. Il comparto tecnico e stilistico è veramente eccezionale, nonostante i 30 frame al secondo. E JoJo's All-Star Battle è sicuramente un picchiaduro da considerare per tutti i fan dell'opera originale. Il trittico di beat'em up si chiude con Soul Calibur Lost Sword. Dopo l'esperimento con Tekken Revolution, Namco Bandai passa al free-to-play anche con la sua altra saga di picchiaduro. Questa edizione totalmente gratuita può essere scaricata dal PlayStation Network e propone tutte le caratteristiche tipiche della serie e vede anche il ritorno di alcuni personaggi amatissimi dai fan come Sofitia e Taki. Se ancora non ci sono i vostri combattenti preferiti, non disperate perché il titolo, proprio come succede per Tekken Revolution, verrà costantemente aggiornato con nuovi contenuti. Passiamo ora al mercato portatile. L'unica uscita di rilievo per PlayStation Vita è rappresentata dalla seconda stagione di The Walking Dead, il celebre adattamento videoludico di Telltale Games. Sono disponibili al momento solo i primi due episodi, che possono essere acquistati singolarmente oppure in un più comodo Season Pass. Arriviamo ora ai DLC. L'unica uscita di questa settimana è Freddo, Gelido Cuore, il contenuto aggiuntivo pensato per Batman Arkham Origin. Si tratta di una mini avventura di circa 3 ore che ci farà scoprire le origini di Mr. Freeze. Questo titolo alterna con successo le fasi free roaming tipiche dell'avventura originale con i momenti action e le immancabili sequenze stealth. Ci permetterà di visitare alcune location inedite e ci saranno anche alcuni gadget esclusivi per il nostro pipistrello. In attesa dell'uscita di Batman Arkham Knight su piattaforme di nuova generazione, un ritorno nella Gotham City di Origins è sempre ben gradito. Concludiamo la nostra rubrica con la sezione dedicata alle offerte. Sono due le offerte di questa settimana. La prima è dedicata ai possessori di PlayStation Vita, che per 9,99€ a fronte dei 14,99€ inizialmente previsti possono acquistare Mod Nation Racer Road Trip. Si tratta di un racing game arcade che propone un completo editor di livelli. Purtroppo questa versione portatile è un po' castrata sul fronte tecnico e del multiplayer. Se siete appassionati del genere, però, il prezzo molto ridotto potrebbe farvela considerare. L'altra offerta settimanale riguarda Twisted Metal su PlayStation 3. Il titolo può essere scaricato a 9,99€ rispetto ai 24,99€ inizialmente previsti. Nonostante lo stile un po' chiassoso e forse brutale, il gioco si presenta come un combat racing molto vario e divertente. Se l'avete mancato al momento dell'uscita, questa è quindi l'occasione che fa per voi.
Con questo concludiamo la nostra rubrica dedicata agli aggiornamenti del PlayStation Network e ci vediamo, come sempre, la prossima settimana. Ciao a tutti!